Salve a tutti ragazzi, sono sempre io, Mr. Tyke, e bentornati a questa 33esima puntata di Minecraft con Modpack Vaults. 33esima, e viene un pochettino lunga, mi blocca un po', non so perché. Comunque, grazie mille per la miriade di commenti che stanno continuando ad arrivare sui miei video, mi fa molto piacere. Forse, riusciamo a dialogare tramite video e vi fa piacere anche a voi questo, bene. È una cosa che fa piacere a tutte e due, benissimo. Allora, nella scorsa puntata abbiamo visto il Power Tool, che per rispondere a Riccardo Algeri, ma penso che si dica Algeri, non è un'armatura di Iron Man, tanto che io sono vestito ancora normale, vabbè, a parte l'armatura, a parte la corazza che ho, è una manina normale, che fa parte di un'armatura che si farà in seguito. Quella poi è l'armatura, come dici tu, che si può dire, definire di Iron Man, ecco, tra virgolette. E niente, per rispondere anche a Necromante 99, sì, adesso nei prossimi video faremo l'armatura piano piano tutta completa, quindi completeremo l'armatura della module Power Seats, qualcosa del genere si chiama questa mod qua, si dovrebbe chiamare, e comunque è scritto tra parentesi nel titolo del video. Comunque, mi sono dilungato già abbastanza, abbiamo fatto il Power Tool, adesso però il Power Tool non ha niente e dobbiamo arricchirlo. Come arricchirlo? Come diceva Nicola Dorsi, che ha già anticipato questo video qui, bisogna farlo col Tinker Table, ed è per questo che negli scorsi video vi ho consigliato di cercare uno smeraldo. Crafting del Tinker Table, allora Tinker, eccolo qua. Abbastanza semplice, 4 blocchi, 4 cubi di lapis lazuli, lapis cazzuli, come volete chiamarli voi, uno smeraldo centrale e 4 steel plate. Allora, io già mi sono già preparato un po' di cose, che mano a mano vi faccio vedere un po' di tutto, però ci serve prima della lana. Ci serve della lana perché dovrei ricoprire anche questi cavi qua, quindi ci bastano 2 di lana, perché mi servirebbero in totale 5 cavi isolati di rame, di copper. Bene, allora costruiamo una forbice caccaletta, una forbice comunque, dai, una shears, vabbè, cosa sono? Vabbè, le pinze, qualcosa, cosa sono? Vabbè, qualcosa che comunque fa diventare depilate le pecore. Andiamo dalle pecorelle e ci puliamo un pochettino, le ripuliamo, perché sennò stanno qua soltanto a parassitare, non mi sembra neanche tanto giusto. Chiudi qui. Cominciamo, pecorella 2, pecorella 3, pecorella 4, 5, facciamo una bella pulizia. Poi dobbiamo pure colorarle queste pecore quasi quasi. Oh, voilà, ok, oh, così in fretta ve li cresce, no? Io devo fare la sfida, devo finire. Voilà, ok, ce l'ho fatta a pulire tutte. Usciamo, se esci ti ammazzo. Avete visto come sta dentro? Bene. Ah, qua l'altra volta avevo detto che dovevo fare un poligono di tiro per gli scheletri, visto che c'era quello scheletro che da qui si divertiva a lanciare le frecce. Bene, per rispondere a Totten 98, ecco qua, ha fatto il poligono subito. Voilà, era qua, giusto? Eccolo qua, ho fatto il poligono. Bene, un poligono bello, poligono chiuso, regolare chiuso, perfetto, ho fatto il poligono. E anche a te, Totten, e a Nicola Dorsi, vi ho accontentato tutte e due e vi ho fatto il poligono. Bene, dopo questa grande stupidaggine me ne posso andare veramente dentro, perché ragazzi, posso andarmene anche in pensione, perché le sto facendo tutte, cioè c'ho il cervello già, c'ho la mia testa da scivolo. Allora, bene, dai, torniamo alla lana. Va bene, queste cose dopo le isoleremo dopo. Adesso possiamo fare Tinker Table. Ho preferito uscire adesso che era buio. Allora, Tinker Table. Ho fatto già tre. Mettiamo in ordine qua, che c'è troppo casino per i miei gusti. Ok, 3 blocchi di lapis lazuli. Uno ve lo crafto, così almeno vi faccio vedere come si fa. 16 steel ingot, vabbè, lingotti di steel, ecco, di acciaio, parliamo in italiano che mi sta impallando. Allora, il blocco di lapis lazuli, semplice, 9 lapis cazzuli e 9, voilà, e 4 steel plate, semplice, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 e 4. Bene, 4x4 teoricamente fa 16, quindi siamo riusciti a fare 4 steel plate. Perfetto. Adesso possiamo passare subito al crafting del lapis. Del lapis lazuli. Oddio, ragazzi, veramente non ce la faccio più. Del Tinker Table. Allora, centrale smeraldo.
1, 2, 3, 4 di lapiscazzoli, blocchi di lapiscazzoli e 1, 2, 3, 4 steel plate. Ed ecco qua un comodino verde. No, cos'è? Ah sì, il Tinker Table. Ah, Power Armor Tinker Table. Un po' più lungo il nome, no, eh? Per il momento è il nome più lungo che abbia visto. Ok, io direi di piazzarlo tipo qui. Che bello un cubo! Là, ma sembra per giocare a dadi, ragazzi. Oh, ma un tavolo verde. Ma che bello! Che bella, cos'è una PlayStation? È troppo bello, troppo bello. Come funziona? Semplicissimo. Tasto destro su di esso, dobbiamo avere, se non sbaglio, qualsiasi pezzo dell'armatura all'interno dell'inventario, che sia nella barra sottostante che nell'inventario stesso. Tasto destro ci riconosce già che noi abbiamo la manina meccanica. E vediamo che non c'è neanche energia. Allora, premiamoci sopra, ecco qua, abbiamo selezionato il Power Tool. Cosa possiamo mettere nel Power Tool? Possiamo mettere, per il momento, poi non so perché ancora sto studiando per questa mod. Allora, shovel, che praticamente è la pala, perfetto, praticamente pala, quella che si usa con le mani, ecco, eccola. Axe, che non è il profumo, praticamente è l'ascia che serve per rompere gli alberi e via dicendo. E poi c'è il pickaxe, che tutti quanti lo conosciate, tutti quanti lo conoscete, ed è il piccone. Questi qua sono i tre principali utilizzi per il Power Tool. E poi vabbè, ci sono gli upgrade Diamond Drill, nel senso che si può anche arricchire col diamante per scavare l'ossidiana, farlo diventare come un piccone di diamante. Acqua Affinity, questa è una cosa veramente utile, che praticamente serve, se voi fate caso, quando voi scavate sott'acqua, quando scavate si riduce la velocità perché siete sott'acqua. Ecco, mettendo l'acqua Affinity si riduce questa penalità, diciamo, che vi rallenta a scavare. Voilà, mio italiano se n'è andato via a farsi un giro. Niente, però per far funzionare queste qua c'è la necessità di almeno una batteria di queste, che c'è la Basic Battery, che è quella basica, come dice il nome, l'Advanced e l'Elite. Noi per questa puntata faremo la Basic Battery. Allora, per ogni cosa è semplice, come si fa? Non c'è niente da craftare, ossia, da craftare c'è, però da tenere dentro l'inventario. Noi per prima cosa dobbiamo fare subito la battery. Per fare la battery abbiamo bisogno di un LV Capacitor, che bisogna tenerlo nell'inventario. Ma la cosa bella è che quando vorremmo smontare la batteria o comunque qualche oggetto, ci ritornano di nuovo nell'inventario le cose, quindi le cose non si perdono mai, non è come quando rompiamo un piccone che perdiamo quello che abbiamo consumato. Quindi, per prima cosa vorrei costruire un axe, però per costruire sia tutti e tre questi oggetti occorre sempre la stessa cosa, tre lingotti di ferro e un solenoide. Quindi li costruiremo già tre solenoidi e nove iron ingot, quindi tre nove lingotti di ferro. Oddio, so calcolare, già ho fatto 3 per 3, 9 a testa, ragazzi. Ragazzi, mi sto evolvendo, eh. Vabbè, a parte gli scherzi, scherzi a parte, e poi faremo anche una basic battery. Allora, io ho già messo tutto dentro. Ma che bello questo tavolino, proprio un tavolino da te. Ho già messo tutto quanto nella cassa. Allora, facciamo per prima cosa i tre solenoidi. Ecco, per questo avevo scritto solenoidi. Voilà. Per craftarli, semplici. 6 wiring e 3 iron ingot. Quindi, wiring come si fa? Eccolo qui che qua serve il come si chiama? Serve il cavo di rame isolato e due gold nugget, che non sono i nugget del McDonald's, ma sono tre cazzilli che si tengono spaccando i lingotti di oro. Vabbè, dai, sì, si hanno praticamente in Minecraft originale. Come si ottengono i gold nugget? Basta un lingotto, basta mettere un lingotto nel crafting table, si hanno 9 gold nugget. Craftiamo subito il solenoide, però bisogna isolare prima questi 4 cavi. Vabbè, non ci servono soltanto 2 di lana, perché abbiamo anche una pelle che non ho preso. Voilà. Un isolator copper cable. Ah no, 3. Sono deficiente. Come avete visto, io non so contare effettivamente. Allora, quindi non era una bugia, eh. Allora, uno, ta ta ta. Perfetto. Allora, quindi abbiamo detto i solenoidi con questi qui e ci fanno comunque 4 wire. Allora, sì, 5,
Ragazzi, veramente sono rimasto veramente contento dei commenti delle scorse video perché mi avete veramente sommerso, mi sono piaciuti veramente tanto e vi ringrazio. Ed è grazie anche a voi che sto continuando a fare video perché più mi piace che vedo messi sui video, più iscritti e più mi viene sempre voglia di fare video, ragazzi. Non lo so, ho perso anche le parole, sono più dislessico del solito, non riesco a parlare. Mi avete fatto perdere la voce. Allora, dai, craftiamo qui. Allora, uno, due, dobbiamo fare un tot qua. Ce ne devono avanzare praticamente due, soltanto di solenoidi per fare la batteria. Eccoli qui. Un, due, tre, e fa... Ok, stavo dicendo una cosa che non dovevo dire. Un, due, tre, perfetto. Voilà, e dobbiamo fare anche la batteria LV capacitor, LV. Eccolo qui. Ok, e ci vogliono due wiring e una battery, che una batteria già l'avevamo craftata, quindi tranquillamente la andiamo a prendere dal nostro scatolone fabbricone. Chi ha visto l'albero azzurro, scatolone fabbricone, se lo ricorderà. Non vi faccio vedere il crafting perché tanto l'ho fatto nelle scorse puntate, stessa cosa anche per lo steel, l'ho fatto nelle scorse puntate, quindi semplice semplice il crafting, quindi inutile che ve lo faccio vedere. Allora, abbiamo detto una batteria al centro, sperando che sia quella giusta, e due... Ecco, non è la batteria giusta. Perché? 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 Va bene, dai, ce la facciamo subito a farlo. Ecco, questa qua è un'altra batteria. Mi avete maledetto voi che non vi ho fatto vedere come si crafta una batteria. Ah, no, 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 no. La batteria è questa, solo che è un po' carica. Vediamo un po' se ne abbiamo una mezza scarica. Scusatemi, eh. Allora, questa è 0 già. Eccolo qua, ce n'è una da 13,69. È un po' carica, se non sbaglio non funziona. Così mi sa che vi ho fatto vedere il crafting. Così almeno siete contenti. No, 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 non è proprio questa qui, devo farne proprio una nuova. Bene, facciamo una batteria nuova, tanto ci vogliono. Quant'era di tin? Tin 2415, un redstone e un coal. Ok, abbiamo tutto quanto. Mettiamo la batteria a posto. Allora, mettiamo due di tin. Se non sbaglio, se lo mettiamo dentro purification chamber ci andrebbe dare 3 e 3, 6. Poi ci serve uno di redstone e uno di coal. Perfetto. Sì, ok, ce n'è da 3. Adesso c'è sta affare che fa casino, che lo odio tantissimo, il crusher. Tutto questo è per far funzionare la manina cacchina, eh? Adesso ci andiamo anche sul moto zappa. Sto frigo a vapore. Come va così lento? Mi sa che bisogna fare qualche overclock, eh? Adesso li mettiamo già a sciogliere. Dai, 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 su, a pedali, crusher a pedali. Prossima cosa che crafteremo è il crusher a pedali. Così almeno non fa casino. Ok, ah, le mie orecchie, le vostre orecchie, le casse, tutto quanto ringrazio, no? Allora, 4, dai, su. Sono quei momenti tipo di attesa, quelli che ti fanno venire quei sensi strani, tipo quando sei in ascensore, c'è pieno di gente, tutti in silenzio, ti fa venire la soggezione, ecco come si dice. Quei momenti strani, che c'è la musichetta. Ecco, tipo così. Ok, una battery, ma io non riesco a capire che cavolo cambia dalla batteria normale. Boh. Ma perché non me lo fa? 14227 l'item. 14227. Secondo me, ragazzi, c'è qualcosa che forse non. Forse ho capito, forse c'è un bug. Cioè,
perché quando lo mettiamo dentro all'inventario prende i 2 punti 1000. Facciamo una cosa, forse abbiamo trovato un bug in diretta, eh? Facciamo una cosa, prendiamo già direttamente, senza fare altro, ci abbiamo tantissimo, senza fargli passare nel crusher sta roba lì, tanto ci abbiamo parecchio tin, dobbiamo prenderne ancora 4, 1, 2, 3, 4, lo sciogliamo direttamente. Forse abbiamo trovato un bug in diretta, ragazzi, qua, pim! Schizzi di ascolti, via, sì, schizzi, com'è, come si dice, boom di ascolti. Ah, aspetta, canzoncina. In questo momento voi potete mettere mi piace nel momento della canzoncina. Pi 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 basta, boh, basta, sono stufato, ok. Stavo scherzando, ragazzi, ovviamente, se volete mettere mi piace, se no amen, non importa. Allora, vediamo un po'. 1, 2, 3, 4, 1, 5, sì, e io ovviamente colle, cose varie, colle, cose varie. Allora, 1 e 1 mi sa che fa 2. 1 più 1 dovrebbe fare 2. Allora, ta ta ta. Questo giro, questa volta cerchiamo di non fare lo stesso errore. Veniamo, mettiamolo qua. Solenoide, solenoide. Eccolo qua. Ok, abbiamo scoperto un bug in diretta. Praticamente non dovete mettere la batteria all'interno dell'inventario, se no prende un altro ID. Vedete che fa 14.227 2 punti 1 milione? Sì, 1 milione. E invece quello che non ci serve è semplicemente l'ID, che sarebbe quello di fianco. 14.227. Quando va dentro l'inventario cambia ID magicamente, che ne so. Vabbè. Questo qua è un bug che abbiamo scoperto in diretta, quindi attenzione, ragazzi. Allora, abbiamo fatto tutto quello che ci serve, l'abbiamo nell'inventario. Allora, Tinker Table, ok, Energy. Installiamolo perché l'abbiamo nell'inventario. Voilà. E adesso quello che non ho capito, Battery Seize. Questa è una cosa che un po' non ho capito. Quanta energia possiamo tenere e il peso? Io vedete, ragazzi, cioè io lo metterei anche al massimo, però aumenta 8 kg, e io mi sto pensando 8 kg è un po' pesa, eh? Diciamo 5 kg, che ne so, giusto così. Però a me mi dicono, ad esempio, come aveva detto Nicola Dorsi, che dipende dal peso. Ad esempio, quando spari, se spari ti manda un casino indietro, perché mi hanno detto che il power tool può anche sparare. Mi hanno detto di farlo abbastanza pesante. Io per il momento rimango così, tanto poi si può cambiare in qualsiasi momento. Ok, questa qua è stata installata. Mettiamo già le tre cose qua. Shovel installato, Axe, che non è profumo, ricordiamo, quindi non spara il profumo alla manina, e questo dito qua che serve per scaccolare, vedete? C'è il ditino con la caccola azzurra, praticamente le caccole le colora tutte in azzurro. Allora, install. Ah, già, è vero, mi ero scordato, anche questi qua vanno overclockati. Aumentiamoli. Questo qua, ecco, aumenta il consumo, ma aumenta anche la velocità. 564% in più, consuma un po' di più. Ah, vabbè, mi sembra normale, però è comoda questa cosa, ragazzi, eh? Ok, perfetto. E se vogliamo disinstallarlo, basta fare salvage e torna tutto quanto nell'inventario. Ok, teoricamente l'abbiamo fatto. Vediamo un po' se sono rimaste le modifiche. Sì, perfetto. E nell'inventario vediamo che non abbiamo più niente, a parte la batteria pacca, che la andiamo a mettere qua. Bene, andiamo a vedere subito. Ah no, dobbiamo caricarlo anche il power tool, eh. Adesso, come vedete, c'è anche 0 energy 0 di 50,6 K. Allora andiamo a caricarlo, vediamo un po' se la carica nella batteria normale. Sì, la carica, bene, carichiamo un po'. Ed è veramente utile, ragazzi, come strumento, questo qua, veramente utile. E poi dopo vediamo anche nell'armatura che ci sono delle cose veramente molto utili. Adesso non so se la batteria l'ho fatta un po' piccola, eh. Però giusto per provare, poi magari mi regolo e in altri video vi faccio vedere. Un po' inquietante, come manina. Allora, vediamo che prima non scavava, adesso dovrebbe scavare a mo' di pala. Sì, l'ho mandato forse un po' lenta. Ti lasciamo perdere lo schifo che sto facendo qua fuori, che devo sistemare tutto. E andiamo a vedere, quindi come pala sembra che funzioni. Vediamo un po' qua. Sì, perfetto, molto utile. Per vedere quanto consuma non c'è la barretta verde. Ah no, sì, è lassù, lassù in alto a sinistra. Lassù in alto a sinistra c'è indicata la carica. Vediamo come funziona da ascia. Sì, andremo un po' potenziata, però va bene, funziona.
Adesso andiamo a vedere come piccone. Piccone con 3 C ovviamente si scrive, ragazzi. Sfasciamo una pietra di qua. Sì. Voilà, molto utile. Ora, per sparare, non so come si fa, come dicono la gente che si può sparare. Però non lo so. Adesso vedremo magari un modulo da installare che io però ancora non sono riuscito a trovare. Se avete qualche consiglio, se lo sapete e volete dirmelo attraverso i commenti, vi ringrazio. Comunque adesso nel frattempo, quando finisco di fare il video, vado già a studiare, quindi magari riesco a trovarla anch'io. Però se voi lo sapete, mi fa piacere magari condividere queste cose con voi. Bene ragazzi, visto che il video sembra che si sia dilungato un po' troppo, Power Tool l'abbiamo visto come funziona, Tinker Table l'abbiamo visto che è bello. Bene, come al solito, bene, aspetta, devo salutare anche, volevo salutare Necromante99, Totten98 che è il poligono, te l'ho fatto, Nicola Dorsi come al solito, Diego Sabina che addirittura mi dice che sta obbligando i suoi compagni a iscriversi su YouTube solo per iscriversi al mio canale. Ti ringrazio, ma sei veramente un folle. Scusa se te lo dico, ma te lo dico come se fossimo amici. Cioè, no, non è che non siamo amici, come se fossimo amici che ci conoscessimo dal vivo. Un benvenuto a Fred Gamer che è un nuovo iscritto, lo saluto anche a lui, e Riccardo Algeri che anche lui ha commentato. Bene ragazzi, se vi è piaciuto il video come al solito mettete mi piace, se non vi è piaciuto non mettete non mi piace e commentate ragazzi. Da Mr. Tyke è tutto per il 33esimo video, 33 non mi piace. È tutto e ciao a tutti.